La parola trendy per me è un termine insopportabile. Non la sopporto perché c'è un mucchio di gente che vive con questo concetto: cos'è trendy, cos'è trendy, cos'è trendy. È trendy innanzitutto la nostra personalità ed è fondamentale. Se non abbiamo personalità non potremo mai essere trendy e tantomeno seguire i concetti di quelle che sono le tendenze. E quindi parola trendy, trendy, tendenza. Che cosa va di moda? Che cosa vuole in genere la società? Il colore, in questo momento i colori più incredibili, squillanti, i verdi, gli arancio, i rossi, i rosa, tutti i colori sia sulle labbra sia sugli occhi. Sfumati però, perché questo è poi fondamentale per ottenere un effetto un po' elegante, un effetto che sia discreto e soprattutto valorizzi il viso e non lo mascheri. E questo diventa importante. Con che cosa potrei darvi una sicurezza? Perché le mode molto spesso danno insicurezza. Ecco, proprio dicendovi questo, attenzione, perché essere troppo firmati, essere troppo attenti a quello che va di moda è un gravissimo segnale di personalità. Io sono convinto assolutamente che coltivare invece dei valori propri, cercare di capire quali sono le proprie particolarità e adottare un proprio stile che lo si fa diventare di moda, sia questa la miglior tattica per essere significativi. Andiamo quindi a realizzare un trucco trendy utilizzando i colori di questa primavera-estate, dall'azzurro all'aranciato. Il volto della modella è truccato per metà, andiamo ad eseguire il resto del trucco sull'altra parte del viso. Cominciamo con l'applicazione di un ombretto azzurro con dei riflessi verdi e lo applichiamo su tutta la palpebra mobile. Con un pennello piatto, in modo tale da far aderire bene il prodotto sulla palpebra. Ricordate di stendere il prodotto per bene anche all'attaccatura delle ciglia, per cui vicino alla rima ciliare superiore. Con un pennello da sfumatura sporchiamo le setole e andiamo a ombreggiare la zona della palpebra fissa portando la sfumatura verso l'esterno. Con un bianco perlato creiamo invece un punto luce nell'angolo interno. E sfumiamo verso l'alto. Con lo stesso bianco perlato, io sto usando un pennello per sfumare, creo lo stesso un punto luce nella parte centrale, in modo tale da dare luminosità allo sguardo. Con lo stesso colore, quindi un bianco perlato, creiamo un punto luce sotto l'arcata ciliare, quindi in questa zona. Sfumando bene il prodotto verso l'esterno, guarda su, e sporcando un po' anche questa zona, in modo tale da creare continuità tra l'angolo interno e la rima ciliare inferiore. Prelevo un po' di eyeliner nero adesso in gel e lo stempero sulla mano con un pennellino d'eyeliner stretto e sottile. Stendiamo adesso l'eyeliner partendo dall'attaccatura delle ciglia in maniera precisa e sottile. Tenendoci più sottili verso l'angolo interno, quindi in questa zona, e andando poi a intensificare invece verso l'esterno. Utilizziamo invece adesso un pennello a sbiego sempre sottile per creare l'ultima parte della linea dell'eyeliner in modo tale da riuscire a fare una linea più doppia, più spessa verso la parte esterna, sfruttando la punta naturale del pennello. Applichiamo adesso un ombretto nero opaco in modo tale da creare una sfumatura più intensa nella parte esterna dell'occhio. Sto utilizzando un pennellino sottile per fare un lavoro di precisione e poi andiamo a sfumare invece con un pennello più grande da sfumatura.
con lo stesso pennello piatto con cui abbiamo applicato l'ombretto sulla palpebra mobile e con lo stesso prodotto, quindi con l'azzurro utilizzato precedentemente, andiamo a sfumare bene il prodotto nella rima ciliare inferiore. E un po' di ombretto nero intensifico la sfumatura soltanto nella zona esterna. Per concludere applichiamo il mascara, guarda in basso. Mi raccomando a partire bene dall'attaccatura delle ciglia e a stendere il prodotto fino alla punta. Per chi dovesse avere le ciglia un po' spioventi, ricordatevi di utilizzare il piegaciglia. Terminato il trucco degli occhi, passiamo a truccare le labbra. Avendo dato intensità allo sguardo con un colore acceso, scelgo per le labbra invece una tonalità più naturale. Disegniamo per bene il contorno delle labbra. Applichiamo quindi un rossetto aranciato, un po' perlato, in modo tale da dare luminosità alle labbra, mantenendo un colore comunque naturale e in linea con i colori di quest'anno. L'ultimo step è quello di applicare un gloss metallizzato arancione che conferisca più colore alle labbra, mantenendole però comunque naturali. Tocco finale, un po' di blush sulle guance. Partiamo dalla parte esterna, in modo tale da dare più intensità, e sfumiamo verso la parte interna. Ho scelto chiaramente un blush aranciato, in modo tale da rimanere in nuance con il colore del rossetto. Un ultimo consiglio per un look fresco ma luminoso è quello di prelevare un prodotto in stick o anche in polvere luminoso e applicarlo proprio sulla zona zigomatica. Vedrete che conferirà allo sguardo più luce e lo renderà fresco e luminoso. E col punto luce il trucco è ultimato. Quindi che cosa va di moda? Che cosa va di moda? Ahimè, tu e la tua personalità, se no non c'è nulla che possa funzionare.